signor Luca Murata, che appunto in qualche maniera fa appunto la situazione delle varie attività costruite nell'arco del tempo e dell'anno, insomma, e quindi in qualche maniera proprio per la rappresentazione che significa il ricordo del centro di Caperata vecchia, appunto adesso chiamiamo vecchia, è importante appunto che ci sia questa ricorrenza, insomma, che segna un punto comunque importante per il paese. E, come ogni anno, siamo arrivati alla quarta edizione del libro Camorata, una storia durata mille anni, che ormai arrivata al quarto anno è ormai un pilastro, un appuntamento storico, ma non è solo l'appuntamento in sé, ma anche il contenuto che poi adesso Sante dell'associazione Camorata ci illustrerà nel dettaglio come novità e come rappresentazione di che cosa significa questo libro per Camerata, perché allo stato attuale comunque è l'unica fonte scritta per il nostro paese. Quindi do subito la parola a Sante di Croce, dopo iniziamo il dibattito sullo sviluppo turistico e sostenibile. Ho scritto qualche cosa per avere più chiaro quello che devo dire. Dunque, Camorata, una storia durata mille anni. Forse sono passati più di mille anni dalla sua fondazione, anche se i documenti in cui viene menzionata per la prima volta datano tra l'anno 1000 e il 1100, sia nel Chronicon Cassinensis, sia nel Chronicon Sublacensis. Ma certamente quando si parla di cessione dal conte De Marzi all'abbazia del castrum di Camerata, vuol dire che già è stato fondato e già è abitato. Quindi la storia supera i mille anni, ben più di mille anni. Camorata, una storia durata mille anni, è il titolo della pubblicazione di cui si fa carico l'associazione Pro Camorata. Questo volumetto, che è giunto alla sua quarta edizione, è stato pubblicato per la prima volta nel 2010 e questa è la prima bozza di pubblicazione che è stata fatta di questo volumetto. In essa si vuole, attraverso la produzione e la raccolta di documenti, manoscritti, documenti iconografici e fotografici e quanto altro sarà possibile reperire per testimoniare e raccontare le origini e la storia del nostro piccolo paese, ma con una vita così lunga. Storia precedente e successiva a quell'evento o tragedia che ha segnato la sorte della nostra comunità, intrecciando e coinvolgendo il destino di molte persone, mentre nel resto della penisola si stava lottando e lavorando per l'unità dei vari stati, che si concluderà solo nel 1870 con la Breccia di Porto Pia. Dicevo, si è giunti alla quarta edizione. Questo volumetto diventa sempre più interessante e si arricchisce ogni anno di nuovi argomenti e nuovi tasselli che ci permettono una conoscenza sempre più approfondita della nostra storia. Dalla prima edizione del 2010, composta da solo 58 pagine, si è passati alle oltre 160 pagine attuali. Era solo una specie di ciclo stilato, in cui circa 30 pagine, la metà dell'edizione, era dedicata al ritrovamento dell'originale del quadro raffigurante l'incendio di Camerata Vecchia, che si trova nel Museo di Ogni Santi a Schaffhausen, in Svizzera, col titolo Incendi nei Monti della Sabina. Inoltre tratta in modo completo della vita e soprattutto delle opere del pittore August Bekesse. Precedono dei cenni storici sulle origini di Camerata, sull'incendio, sui confini e sulle famiglie presenti all'epoca dell'incendio e qualche altro documento ed un racconto della festa
bicamerale. Nella seconda edizione, pubblicata nel 2012, l'aspetto è cambiato. Da una specie di ciclostilati si è passati al formato libro, vero e proprio, di 120 pagine. È raddoppiato rispetto alla prima pubblicazione. In questa nuova edizione è stata aggiunta una notizia assai importante che riguarda l'attività presente dell'associazione. L'organizzazione del campo internazionale per studenti provenienti da varie parti del mondo per ripulire dalle infestazioni vegetali i ruderi dell'abitato di Camerata Vecchia. E poi ha raccontato il viaggio nella città svizzera, dove è conservato il quadro originale con gli studi preparatori, l'incontro con il direttore del museo e con il sindaco della città. In questa occasione il sindaco di Schaffhausen ha donato all'associazione una copia 1-1 del quadro che si può ammirare nella sala consigliare, che è questo qui, della stessa grandezza del quadro che si conserva nel museo. Si è poi arricchita la pubblicazione con alcuni documenti tratti dall'archivio di Stato, di una ricerca dal titolo Prima delle origini e di un breve scritto sul patrono di Camerata Vecchia e Nuova. Nel 2013 si pubblica la terza edizione, aggiornata e accresciuta, di altre 30 pagine. La cosa, a mio avviso, più rilevante di questa nuova edizione è senza dubbio il lavoro scientifico di uno studioso di archeologia medievale, la cui tesi di laurea ed il suo campo di ricerca ha avuto ed ha come argomento l'antico abitato di Camerata Vecchia, condensato in un articolo di una decina di pagine. Segue la pubblicazione della traduzione della visita pastorale del 1671 e la trascrizione di un documento sullo stato della comunità della Camerata e l'abbazia di Subiano. Si trovano poi altri documenti e testimonianze relative all'incendio ritrovate nell'archivio di Stato. Ci sono infine scritti che riguardano il presente, la preziosa acqua di Camerata, i vestieri, le porte, la visita alla Madonna delle Grazie e così via. Ma il lavoro di ricerca e di elaborazione di nuovi documenti e di nuove informazioni va avanti, per questo si è deciso per una nuova edizione, che vada a crescere le pagine del volumetto, ormai diventato una fonte di informazione di una rilevanza notevole. Viene descritta l'attività di ricerca e di studio svolta dai volontari negli anni 2011 e 2012, e dagli studi dell'Università La Sapienza di Roma nei mesi di luglio e agosto del 2013. Queste iniziative organizzate a livello scientifico ci condurranno alla riscoperta e ad una sempre più approfondita conoscenza dell'abitato e del sito archeologico di Camerata Vecchia. Si parla di rilievi già effettuati e della possibile apertura di uno scavo archeologico per l'interessamento del dottor Paolo Rosati, della Facoltà di Archeologia Medievale della Sapienza di Roma. Ancora pubblicazione di altri documenti d'archivio del 1776, in particolare la lettera scritta dal parroco di Camerata Vecchia, l'arciprete Don Antonio Fiore, scritta nei giorni immediatamente successivi all'incendio, e un documento riguardante l'opera pia del Pio Maritaggio delle Zitelle, scritto nel 1791, e ancora uno scritto sui tracciati delle vie di Camerata Vecchia. Per concludere, questo che ormai possiamo chiamare libro, come ho già detto, sta acquistando una sua importanza come fonte di documentazione. È importante anche per la conoscenza della storia e delle vicende di Camerata Vecchia e Nuova, per la valorizzazione del sito archeologico dei ruderi di Camerata Vecchia, per la conoscenza delle radici della nostra comunità e delle sue tradizioni, per favorire la ricerca sugli argomenti di cui ho trattato sopra e per fare conoscere l'attività dell'Associazione Pro Camorata.
A mio giudizio, comunque, il libro dovrebbe avere una organizzazione un po' diversa da quella che ha attualmente, e spero che nella prossima edizione si possa sistemare in questo modo: dividere in vari capitoli, una struttura più organica, partendo dalla storia di Camerata Vecchia e tutto ciò che riguarda questo, pubblicazione di documenti d'archivio, ricerche su usi e costumi, attività dell'associazione, attività di scavo archeologico, lavori di riorganizzazione e usufruibilità del sito archeologico. Quindi con questa struttura è molto più facile leggere il libro o scegliere gli argomenti. Ok, ringraziamo Sante che ha riassunto le fatiche che abbiamo fatto comunque per fare questo libro, che comunque considerate sempre che è autoprodotto, autofinanziato e autodistribuito, e quindi diciamo comunque per chi sa cosa significa fare una pubblicazione sa quanta fatica c'è dietro un'opera di questo genere. Poi noi la facciamo con tanta dedizione e contentezza, cercando di coinvolgere più gente possibile, nel senso che poi uno andrà a leggere e vedrà che ci saranno vari nomi, saranno tutte le persone che cerchiamo di coinvolgere, aggiungere, c'hanno qualcosa da dire, di scrivere, perché partiamo da due assunti importanti che per questo territorio sono novità, in altre situazioni potrebbero essere scontati, ma non sono scontati. Allora, noi pensiamo che l'arte e la cultura sono forme di pensiero libere e devono liberamente circolare e essere condivise al massimo livello, e quindi non sono assolutamente forme di potere o forme non c'è copyright. Esatto, tant'è che nell'ultima pagina del libro c'è scritto: fotocopiate e distribuite questo libro, perché più si fa conoscere e meglio è, e quindi è una common user right, come si dice in inglese, licenza libera, perché appunto in passato purtroppo nel nostro paese non è stato così, nel senso che c'era chi pretendeva i diritti d'autore per i libri che riguardavano il nostro paese, e noi vogliamo segnalare questa discontinuità rispetto al passato. La cultura deve essere una condivisione di tutti quanti. Questo è un concetto per noi fondamentale, e ormai anche a livello molto più ampio si va condividendo questa impostazione all'interno. E quindi noi proseguiamo per questa strada. E poi l'altro discorso che riguarda invece è appunto la proposta che ha fatto Dante di modificare l'impostazione. È perfettamente condivisibile. Perché? Perché questo libro è cresciuto, però come tutte le crescite magari non è organico, o perlomeno è nato in una maniera e si è evoluto in un'altra, e quindi sicuramente la quinta edizione che faremo, sicuramente l'anno prossimo faremo la quinta edizione, sicuramente sarà una struttura più organica e più funzionale, anche se tecnicamente abbiamo un limite che poi dovremo risolvere recitando magari qualche articolo, è che dove andiamo a stampare il libro, più di 200 pagine non possiamo stampare per motivi tecnici, perché è stampa digitale e quindi tutta una serie di problemi. Però si può ovviare, puoi fare quei riferimenti con un congruo finanziamento. A parte il congruo finanziamento, quello è molto più difficile in questi tempi, no? Si potrebbe riparare a questo citando che l'articolo che uno vuole cercare si trova nell'edizione precedente, facendo un indice, quindi qualcosa si toglie e qualcosa si aggiunge, però è sempre reperibile. Esatto. Però avere tutto insieme nell'ultima copia è meglio, senza ritornare. Però nella struttura di una opera come questa che cresce, alla fine devi fare una scelta. Certo. Prima o poi dovrai rinunciare a qualcosa. Quest'anno ci siamo posti per la prima volta questo problema. È molto doloroso. Esatto. Certo. Tant'è che comunque un paio di pagine abbiamo tagliate. Però questa volta soltanto immagini. Solo immagini, esatto. Alcuni quadri di Wegesser, che per noi è un pittore molto importante, perché sì, insomma, ha lasciato questa opera che per noi è, per questo paese è fondamentale, ma ha
fatto anche altri dipinti, lui è vissuto, cioè è nato in Svizzera vicino a Schaffhausen, ha studiato appunto nei dintorni di Schaffhausen, è andato in Germania, ha studiato ad Amsterdam, a Parigi, a Lione, e quindi è una cultura nord-europea fondamentalmente. Sì, sì. E come tutti i nord europei di quel periodo, praticamente sulle orme del Grand Tour è sceso in Italia. Come Goethe. La prima cosa che ha fatto è andata a Cervara, perché il suo amico Stoltenberg stava da Antigoli, e praticamente si è innamorato di questi posti, ha fatto i primi disegni di Camerata Vecchia, infatti ci abbiamo nel libro, cioè l'immagine di Camerata prima dell'incendio, e poi è rimasto qua. Praticamente viveva a Roma, d'inverno stava a Roma e d'estate veniva qua. Ed è morto a Roma nel 1899, quindi in sostanza si è innamorato di questi posti. E quindi noi come associazione siamo molto attaccati a questo, dopo che abbiamo scoperto, perché ricordiamo che fino a 4 anni fa non si sapeva dove stava questo quadro e non si conosceva l'originale di questo quadro. E la nostra ricerca come associazione ha permesso appunto di svelare questa fonte. E però ci siamo affezionati a questo pittore, perché poi abbiamo scoperto che questo pittore si è affezionato a questi territori, e quindi ci siamo molto sentiti in sintonia con questo modo di fare, e quindi per noi Wegesser è il pittore di questi territori, delle regioni fondamentalmente, e tant'è le opere che sto testimoniando, diciamo nel libro testimoniano quanta produzione artistica ha fatto con questi temi, insomma. Quindi per esempio molti paesi stanno festeggiando Sant'Antonio e lui ha fatto un paio di quadri che riguardano proprio la benedizione dei vani di Sant'Antonio, insomma sono figure importanti e simboliche per questi periodi. Ok, io adesso concluderei questa pagina letteraria e andrei avanti sul dibattito.